I'm a stranger, but I love you. Hold me, don't be scared, I need you right now. I'm glad that I met you. This is the start of something new. Come to me, oh please, 'cause I need you right now. I've waited so long just for this moment. The love of God we'll be right back.
just one of their old alibi. They will take you out for a ride, then give you the same old fancy slide. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry. They will rob. Torniamo in studio, questo è sempre Sounds Good Vibes, Radio Roma Futura, indaghetto, no? Indumidità. Indumidità da Villa Gordiani, Roma.
Yeah. Ecco, alla pare come oggi quando sono a fare la denunciata alla patente. Bravo, potete H501 0017, we're cut. E questo è il programma di musica reggae e parliamo proprio oggi per l'appunto del grande John Holt, scomparso la scorsa settimana. E io direi di dire qualche altra nota biografica dell'artista. Insomma, abbiamo dato una prima infarinatura con queste canzoni. Per far capire un attimo pure chi era il signor Mr. John Holt. Ricordiamo che sono musiche di fine anni 60 queste. Scusate se è poco allora. Siamo parlato di un bel po' di tempo fa. Tutta robetta seria, tutto suonato però tra l'altro, cioè la vera musica, quella suonata. Con ste trombe, come suonavano ste trombe, eh? Annavano, prima si annavano ancora più da adesso. Trombe su trombe lì, poi direi a sto punto. Va bene, quindi continuiamo attraverso la vita di John Holt. E arriviamo al 70 quando due componenti della band, ovvero Evans e Barrett, volano negli States a studiare perché vincono una borsa di studio e Holt decide di proseguire la carriera da solista e lavora con diversi produttori ed esce con grandi classici della musica giamaicana, molti dei quali prodotti a Studio One come Tonight, Stranger in Love, A Love I Can Feel che abbiamo sentito poc'anzi, e A Love I Can Feel poi è il brano che darà il titolo al suo primo album di debutto da solista. Prodigioso è il lavoro che l'artista fa con il producer Banner Lee. Insieme incidono il singolo Stick By Me, che è una grande tune ancora oggi, yes. Dico e non a caso diventa la grande hit del 1972 in Giamaica. Arrivano anche altri album come The Time Is Master, Il Tempo è il Maestro, registrato con un arrangiamento orchestrale a Londra, e 1000 Volts of Holt, che è una compilation di John Holt che viene lanciata in Inghilterra con successo dalla Trojan. Infatti c'è una canzone, Help Me Make It Through the Night, che arriva alla numero 6 della classifica, che calcolando siamo a metà degli anni 70, insomma, in Inghilterra, la patria del rock, il decennio del rock, una canzone reggae che irrompe nella classifica così non era cosa da poco, insomma. Mi sa proprio da no. C'era riuscito forse solo un certo Robert Nesta Marley. Vabbè, in quegli anni. E quello è un altro discorso, eh. No, per far capire comunque la caratura di quest'artista. Sì, grande gioco. Che comunque insieme ad Alton Ellis, a Bob Marley, credo che siano tutti sullo. Forse Bob Marley qualcosa di più. Ma sicuramente penso che anche Marley avrebbe riconosciuto il suo spessore e la sua immensa creatività, il suo immenso stile, comunque con questa voce, nonostante lui sia un giamaicano e quindi un afro, la sua voce dovrebbe essere molto più graffiante, molto più piena e aggressiva, invece comunque ha una voce molto melodica, bella calda ma melodica. Sì. E niente, siamo a metà degli anni 70, dicevamo, e in questi stessi anni, oltre che, come già detto, con 1000 Volts of Holt e The Time Is The Master, esce con così altri tre album, The Farther You Look, Dusty Roads e Sing For I. Quindi diciamo è molto attivo in questi anni, nel giro di due anni esce con 5-6 album, e appunto quegli ultimi tre che abbiamo detto mostrano la propensione dell'artista per le ballads. Infatti lui è molto ricordato per le sue canzoni d'amore, non per canzoni diciamo un po' più. Ha fatto anche canzoni militanti contro il sistema, però lui diciamo viene ricordato più per le sue canzoni, le ballads d'amore, anche se si è sentito diciamo il suo, sì, lo stile, la sua musica è molto dolce, è molto sì. Abbastanza lenta e melodica, e niente, lui è l'autore delle canzoni che in gran parte vengono pubblicate da questi album. Quindi ora ci andremo a sentire un altro bel spezzone.